Parte oggi qui a Pozzuoli l'ottava edizione di Accorto di Donne, una rassegna internazionale di cortometraggi al femminile che si terrà appunto dal 18 al 21 giugno presso il complesso Agave Hotel e il Polo Culturale di Palazzo Toledo davanti al quale io mi trovo in questo momento. 39 cortometraggi diretti da regista donne, selezionati tra oltre 300 opere da 40 paesi di tutto il mondo e tutti articolati in quattro categorie, animazione, documentari, fiction, sperimentali. Questo festival appunto che è giunto alla sua ottava edizione è stato organizzato dal comune di Pozzuoli e dalle associazioni culturali a Corto di Donne, Qui Campi Flegrei e Dialogos e c'è stata anche la collaborazione dell'azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli. Eh, la direzione artistica è stata affidata a Giuseppe Borrone e ad Adele Pandolfi e la direzione organizzativa è invece a Rossana Maccario e Aldo Mobilio. Sono con la professoressa Rossana Maccario che ha vissuto la sua vita di docente tra i giovani, poiché oggi c'è un momento che coinvolge molto anche i giovani e c'è addirittura un premio di giuria giovani. Eh, Come vede questo, questo coinvolgimento? Che importanza e che ricaduta ha su questi ragazzi? Allora, la ricaduta è sicuramente un allargamento delle vedute, eh, la conoscenza di generi diversi e soprattutto di civiltà diverse perché come lei ben sa la nostra rassegna è a livello mondiale e quindi vengono da qualsiasi parte del mondo. e La cosa che mi, proprio mi ha interessato di più e non mi ha meravigliato, perché è il terzo anno che durante la manifestazione noi usufruiamo diciamo così, della giuria giovani. Abbiamo deciso di fare una giuria popolare. Eh, poi ci è venuto in mente di farla con uh, i ragazzi delle scuole superiori di Pozzoli. La, la, la cosa meravigliosa è che tanto per cominciare loro si sono visti i cortometraggi proprio alla fine dell'anno, perché noi eravamo pronti a dar loro um, i dischetti in questo periodo, e loro non si sono affatto negati, anzi hanno partecipato molti di più, di, più ragazzi di quanti noi ne avessimo richiesti. Ovviamente la giuria è composta di 10 ragazzi di ogni istituto superiore e eh, i ragazzi sceglieranno eh, un cortometraggio per ogni sezione, fiction, animazione, video arte sperimentale e attribuiranno loro il premio alle registe. Interessantissima loro allora, questa iniziativa. Sì, è interessante, è interessante anche perché questa cosa mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda perché generalmente i giornalisti amano la notizia scioccante no e allora il ragazzo che è in discoteca a coltella il ragazzo che si droga i ragazzo 70 ragazzi invece fanno la giuria di accorto di donne e ci sono ancora quindi questi giovani tanti complimenti professoressa grazie grazie a lei Signor Salvatore Caiazzo, presidente della commissione cultura per il comune di Pozzuoli. Per Pozzuoli un evento molto importante, molto originale, perché eh, a corto di donne appunto, si svolgerà qui presso Palazzo Toledo e poi all'Agave per la proiezione dei filmati. Eh, quanto secondo lei è importante per questa città, ancora una volta protagonista? Questa città sta avendo delle soddisfazioni. Eh, da un punto di vista culturale, artistico, perché questa manifestazione che si inserisce in un programma di eccellenza eh, fatta da donne, una manifestazione organizzata, voluta dalle donne e l'amministrazione comunale è vicina sempre a queste manifestazioni e io in qualità di Presidente della Commissione... Insieme ai consiglieri, con l'apporto necessario e importante dell'assessore, del sindaco, stiamo cercando di elevare il livello, il livello per tutte le altre manifestazioni che si fanno a Pozzuoli, elevare il livello con la partecipazione delle libere associazioni, i comitati libri di cittadini, però di elevare il livello, perché Pozzuoli ha bisogno per quello che abbiamo messo in campo e per quello che vogliamo raggiungere una presentazione di cultura, di turismo che è quella la vocazione necessaria di questa città. Quindi questo avvenimento, questo eh, risultato, io dico adesso iniziamo ma c'è un risultato che siamo arrivati a questo, si inserisce in un programma di eccellenza delle attività culturali che il Comune ha messo in campo. Professore Franco Fumo, assessore alla cultura per il comune di Pozzuoli, oggi qui prende il via l'ottava edizione di Accorto di donne. Ancora una volta Pozzuoli protagonista, ma questa volta in maniera ancora più allargata perché tra le 100, 300 opere iscritte, 40 vengono addirittura da paesi stranieri. Quindi Pozzuoli è nel mondo. In verità, non, non solo quest'anno, anche l'anno scorso circa erano, so, Sono stati selezionati 40 lavori su 400, quindi questa è stata una leggera flessione dal punto di vista del, della partecipazione globale. Ci sono sempre 40, 40 pellicole, sono corti, con una caratteristica particolare che sono corti girati da donne, e quindi anche questa è una cosa unica. E questo festival, l'ho detto già ai vostri colleghi, Va a porsi fra i festival più interessanti in questo segmento della cinematografia mondiale, addirittura. E... Con lei proprio, devo dire la verità, abbiamo preannunciato quelli che erano eh, i programmi della vostra amministrazione e noi eravamo stati un po' dubbiosi perché a volte i politici promettono ma non mantengono. Invece devo dire, non è per piageria, che tante, forse quasi tutte, le opere annunciate sono state realizzate. Quindi che altro avete così in programma per questa città bellissima? Guardi, io credo che in tre anni abbiamo fatto forse anche troppo rispetto a. Lei ricorderà benissimo, abbiamo parlato forse dopo qualche mese che ci eravamo insediati, io dissi, vi illustrai un po' quello che volevamo fare. Noi non solo abbiamo fatto quello che abbiamo promesso nel programma elettorale, ma insomma stiamo anche completando i lavori, che è una, cosa, una delle cose più difficili che lei sa che in Italia, insomma, molte volte si sa quando si inizia un lavoro. Noi siamo i lavori in piazza, qualche mese saranno finiti, parcheggio bellissimo a Via Napoli. Ed utilissimo, siamo per finirlo. La torre, torre Toledo con l'aria spettacolo, a mesi, fra qualche mese, avrà la, la sua. finiranno i lavori. Io credo, insomma, ed altre cose che non sto qui a dire. tra pochi inizieranno i lavori ad Arco Felice. Non potevamo mettere tutto in cantiere perché se no sarebbe stato l'impazzimento. Anche lì un lavoro molto importante, 5 milioni di finanziamenti, che completeranno tuttavia Miliscola per dare anche eh, giusto risalto alle zone meno centrali della città. Poi dobbiamo iniziare nei quartieri periferici, ma lì è un'altra storia. Sono con la signora Adele Pandolfi, notissima e bravissima attrice che non avrebbe bisogno di essere presentata ma la dobbiamo fare per dovere di cronaca ed è, eh, fa parte lei, anzi è la direzione artistica di questo evento a corto di donne e non è la prima volta, sin dall'inizio lei ne ha fatto parte. Che quanto il suo, la sua professione di attrice le è stata di aiuto nella valutazione di questi lavori? Beh, eh, sicuramente moltissimo, anche perché io sono una vorace eh, mangiatrice di cinema in generale, non guardo solo i corti per lavoro, ma li guardo, guardo il cinema in generale, vado spessissimo a cinema più di due volte a settimana e anche a casa. Quindi questo mi ha aiutato moltissimo e soprattutto anche un corso di scrittura che ho ultimato da poco, che mi ha dato proprio la capacità, un occhio più attento proprio nel valutare quasi al primo sguardo quanto e come una storia fosse funzionale, quanto e come alcuni elementi di una storia fossero funzionali poi al racconto e quanta bravura c'era dietro la capacità di raccontare anche in pochi minuti. Abbiamo per esempio dei corti da un minuto, da sei minuti, da quattro minuti che secondo me io sono una fanatica, sono una diciamo una patita dei corti cortissimi, cioè io, io amo molto i corti... Che è ancora più difficile. E proprio perché storia. è ancora più difficile, io ritengo che sono da premiare soprattutto coloro che riescono in quattro minuti a raccontare una storia di senso, che abbia un senso compiuto. In tutti questi anni, cioè, attraverso le varie edizioni, lei ha potuto notare una diversificazione dei temi trattati dalle donne, una diversificazione che significasse anche delle conquiste delle donne? Beh, sicuramente. Intanto eh, l'occhio si è spostato dall'intimo al pubblico, cioè dal privato al pubblico, dal, dal... Mm, quindi prepotentemente la donna è entrata nel sociale, nella guerra, nella politica, ma non con l'occhio, cioè senza piangersi addosso. Questo ho notato, questo è il tratto che mi ha colpito di più negli ultimi anni, che la donna riesce appunto a essere protagonista finalmente delle storie, non essere più la moglie, la mamma, la nonna, ma protagonista in prima persona. È stato quindi faticoso il lavoro, gli esemini di tutto? Come tutti gli anni, faticosissimo, soprattutto per la qualità, che è sempre eh, più alta, delle, dei lavori che ci arrivano, con registe che, pur eh, essendo giovanissime, hanno al loro attivo tutta una serie di partecipazioni a festival prestigiosissimi, come il Sundance, eh, ha vinto premi importanti come il BAFTA. Noi abbiamo avuto registe. Che adesso, per esempio Laura Bispori, per dirne una, è andata a Berlino con Vergine Giurata ed è, ed è stata nostra ospite per due anni. Noi abbiamo vecchie e nuove conoscenze in questo festival quest'anno. Quindi non è un fenomeno diciamo locale o italiano, quindi è un fenomeno mondiale, che non tutti forse potrebbero capire a che livello si espande questa cosa. È una rassegna di cinema internazionale, noi abbiamo 40 paesi. Partecipanti, quindi abbiamo Kosovo, Svizzera, eh, Inghilterra, Francia, Germania, eh, Spagna. La Spagna devo dire in particolare è molto, molto prolifica: C hanno proprio una produzione. Abbiamo avuto un sacco, un, un sacco, di, un sacco di corti dalla, dalla Spagna. Però lei ha lavorato con entusiasmo, si vede dai suoi occhi e dal suo sorriso che il lavoro c'è stato, a mi è stato piacevole poi il risultato. Beh, in realtà la parte più bella, devo dire, spetta proprio a noi direttori artistici, perché è proprio la selezione, è la parte migliore, no? Vedersi, sedersi a casa e immergersi in queste storie. Io quando mi sedevo a guardarli. Era eh, una. Sì, 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 proprio mi immergevo completamente. <ride> poi ci si ispira molto. Ci si arricchisce molto facendo questo lavoro, veramente. Bruno Buonaiuto, direttore dell'azienda autonoma di turismo qui a Pozzoli, da sempre voi come azienda siete stati vicini a questa iniziativa così importante per questa città? Sì, infatti già dalla prima edizione noi abbiamo collaborato perché in effetti il mio ruolo sul, sul territorio è quello di aggregare eh, sia imprenditori sia associazioni che qui sul territorio sono moltissime, sia musicali, cinematografiche, eh, sportive di tutti i generi. E ci venne l'idea a, a Borrone, alla signora Di alla signora Maccari di fare questa rassegna. Loro sono amanti di... Di, di, del cinema, questa rassegna di corti, è con lo scopo prima di tutto di eh, valorizzare quelli che sono i nuovi talenti eh, del cinema ma soprattutto anche di valorizzare l'immagine di questo territorio che è incredibile, eh, lo conosciamo tutti quanti, noi che siamo addetti ai, ai lavori, e quindi praticamente ci venne l'idea di, di farlo al Rione Terra. Infatti le prime edizioni sono state fatte ne, nello spazio antistante Rione Terra e, e poi nelle sale di Palazzo De Fraia. Fu un successone incredibile perché il panorama, la cornice è stupenda, poi c'era il, il percorso archeologico aperto per cui tutti i visitatori vedevano anche il percorso certo. archeologico, il Tempio Duomo. Fu una, è stato per, per i primi anni un'esperienza meravigliosa poi naturalmente le difficoltà economiche la, la situazione anche attuale che, per un'associazione che non ha scopo di lucro riuscire a fa, arrivare all'ottava edizione è veramente eh, un'impresa ardua eh, perché oggi la crisi è forte, per cui chi prima dava 100 può dare 10 o non può dare niente. Però non vi siete arresi? Non ci siamo arresi, ma specialmente perché l'organizzazione loro è fatta di... Io posso dare ecco, questo aiuto esterno, eh, i filmati, per esempio vengono da noi, vengono selezionati, vengono da oltre 60 paesi del mondo, centinaia, 500-600 filmati, che poi loro fanno una scrematura e, e proiettano in una quarantina di filmati più interessanti. E quindi siamo sempre stati vicini a tutti, diciamo non solo a loro, ma a tutte le manifestazioni che si svolgono sul territorio. Quest'anno eh, noi oltre a loro sponsorizziamo il, eh, il Pozzuoli Jazz Festival, che pure è una manifestazione musicale importantissima perché viene fatta proprio nei siti archeologici. È il nostro forte praticamente. E poi Malazze che è un'altra manifestazione enogastronomica e tante piccole associazioni che fanno vari percorsi quindi noi dal, dal trekking dalla, eh, dalla canoa dalle, dal centro sub che organizziamo sempre impegnati sempre impegnati eh, ma il nostro territorio e praticamente offre tante cose, io lo dico sempre, questa è come una Porsche che va a 20 km orari, non riusciamo a sfruttare le, le capacità. Ma un po' sta camminando cioè, adesso. Sì, sì, ma un po' si sta muovendo. Noi come azienda quest'anno, eh, grazie a un POR eh, finanziato dalla Regione Campania, eh, provvederemo ad assicurare un, uno, uno stand informativo presso l'ufficio dell'azienda che sarà aperto tutti i giorni, anche quelli festivi sabato e domenica dalla mattina fino alle 10. 19 di sera, con noi stesse che parleranno tutte le lingue, tutte le lingue. Bene. inglese, francese, quelle tedesco, necessarie. quelle necessarie. <ride>